abbiamo il laboratorio di giornalismo dal chiuso dell'istituto dove si Il svolge Movimento Giornalisti fuori. d'Azione ha Fatto questo presentato esperimento martedì nel 19 2000 maggio al Liceo Scientifico Valentini di Castrolibero il progetto Giornalismo che passione, un primo passo verso possibili opportunità di lavoro per i giornalisti calabresi. Dopo il saluto della dirigente dell'istituto, la professoressa Yolanda Maletta, ha introdotto l'incontro il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, Luciano Greco, il quale ha presentato l'iniziativa dell'Associazione dei giornalisti calabresi. Che chiamare in causa gli studenti significa attingere a delle grandi potenzialità, ma perché queste potenzialità siano espresse bisogna appunto accenderle, tra virgolette. Questa è una bella occasione. Ad illustrare il progetto è stato il presidente del movimento Mario Tursi Prato, il vicepresidente e il segretario Francesco Montemurro, ufficio stampa dell'Unical, Livia Blasi, capo servizio della sede RAI per la Calabria, i direttori responsabili di Esperia TV, Salvatore Audia, di Teleitalia, Sergio Tursi Prato, di Calabria TV, Ad Paolo Giura. esempio, la nostra idea è questa. Gli insegnanti, i giornalisti, li vorremmo portare all'interno delle scuole perché i giornalisti potrebbero, affiancando l'insegnante di ruolo, il cui ruolo non viene messo in nessun dubbio, insomma, in nessuna discussione, farli affiancare da giornalisti che porteranno all'interno delle scuole, in questi laboratori di giornalismo che in molti istituti già esistono, la propria esperienza professionale. Il Movimento Giornalisti d'Azione ha l'intento di promuovere una serie di incontri e far conoscere meglio la figura del giornalista, il suo lavoro, le sue competenze, che sono il frutto di studi specifici e di un bagaglio di esperienze, corredo fondamentale per una professionalità che non può essere improvvisata. Il movimento si adopera per creare le condizioni affinché si possano creare opportunità di lavoro. E si auspica di incontrare nei mesi prossimi anche i dirigenti scolastici delle scuole delle altre province calabresi e di proseguire quest'opera di promozione della figura del giornalista. Livia Blasi, segretaria dell'Associazione Giornalisti d'Azione. Quanto è importante questo progetto nelle scuole? Questo progetto è molto importante perché se è vero che nelle scuole da tanto tempo si fanno giornalini, c'è un grande interesse anche spinto spesso dagli editori e penso soprattutto al nord Italia nei confronti dell'informazione, quindi l'idea che il quotidiano diventi un libro di testo appunto di ogni giorno freschissimo con le notizie e i professori aiutano a leggere le pagine del quotidiano piuttosto che a scrivere un giornale, e io direi che questo progetto però ha l'innovazione data dal fatto che ai docenti, per carità, bravissimi, preparati, si affianca colui il quale è il detentore dell'informazione, cioè proprio che fa per mestiere, per professione, il giornalista. E credo che sia fondamentale perché di questo lavoro spesso se ne dà una visione distorta e penso alle rare, rarissime fiction che sono dedicate a questo mondo, visto soltanto come un mondo spesso predatorio, come un mondo che si vuole infilare nella privacy delle persone, ma anche alcuni programmi di informazione che circolano sulle reti generaliste non aiutano a dare la visione giusta del giornalista e di quello che è il suo lavoro. Quindi l'idea è che molti, purtroppo non molti leggono il giornale, ma insomma comunque il giornale viene acquistato da una minoranza. Tutti guardano la televisione, ma quello che c'è cosiddetto dietro il gioco non lo conosca nessuno. Quindi il meccanismo, il giocattolo, è giusto che lo spieghi un professionista. E poi scrivere e scrivere giornalisticamente non sono la stessa cosa. Io l'ho imparato a mie spese dopo l'università in una scuola di giornalismo in cui hanno smontato completamente il mio modo di scrivere per dirmi come avrei dovuto approcciare una scrittura giornalistica. Tra l'altro quella di carta stampata e quella televisiva sono ancora altro. Per cui un docente di lettere piuttosto che di filosofia può sicuramente essere un ottimo partner del giornalista, ma non può insegnare quelle che sono le regole della scrittura giornalistica. Quindi i giornalisti possono lavorare in sinergia con i professori. Non solo possono, devono, bisogna, ecco, come dire, fare entrambi una professione di umiltà, capire che sono due professioni importantissime, ma che se vogliono portare avanti un progetto del genere devono assolutamente collaborare, ognuno mettere a disposizione da una parte la didattica, dall'altro invece quelli che sono i segreti o non segreti, perché non vogliamo mantenere appunto niente di segreto, ma insomma le regole di questo mestiere. Quanto è importante fare rete?
fare rete è sempre importante, ma lo è in tutti i settori, lo è in tutti gli ambiti, cioè l'unione fa la forza è una frase assolutamente banale ma vera. E, da soli si può andare lontano, ma insieme si può andare molto, molto più lontano, e soprattutto in un territorio come quello della Calabria, fatto di individualismi, fatto di professioni bistrattate, fatta di una scuola anch'essa spesso non valorizzata al massimo. Tutti questi progetti che danno un vento di novità, di utilità, sono i benvenuti, fermo restando ovviamente i programmi canonici della scuola che sono sacrosanti, questi possono essere solo un arricchimento. Ora Luciano Greco, dirigente dell'ambito provinciale di Cosenza. Che valore può avere questo progetto all'interno delle scuole? Ha un valore sinergico perché porta due mondi ad incontrarsi e a scambiarsi delle esperienze, il mondo giornalistico e il mondo studentesco. Sono due mondi che possono agire in sinergia per sviluppare delle nuove prassi, delle nuove esperienze, per stimolare nei nostri studenti la creatività, la curiosità, soprattutto per far nascere in loro una sana passione, che è quella di una conoscenza dal di dentro del mondo giornalistico. Elaborare delle nuove esperienze che portano i nostri studenti a stabilire, diciamo così, delle comunicazioni privilegiate con l'esterno è fortemente sinergico, soprattutto è strategico anche perché va nella direzione di una loro crescita e di una loro, diciamo così, esperienza nuova. Ecco, noi vogliamo che queste sinergie possano essere realizzate fortemente nella provincia di Cosenza, e ci sembra che il movimento giornalistizzazione sia un interlocutore davvero privilegiato perché agisce attraverso professionalità radicate e consolidate nel corso del tempo, che sono davvero in grado di stimolare la massima creatività e la massima curiosità dei nostri studenti. Quindi secondo lei i professori e i giornalisti possono lavorare in sinergia? I giornalisti e i professori possono realizzare delle nuove esperienze che vedono il mondo studentesco protagonista. Soprattutto far sentire protagonisti gli studenti significa dare a loro la possibilità di esprimersi da piccoli giornalisti, quindi si possono realizzare delle esperienze nuove. Per esempio penso degli uffici stampa, per esempio penso alla elaborazione di una home page, per esempio penso alla realizzazione di articoli, oppure anche semplicemente allo studio di un articolo per capire oggi che distanza c'è tra il mondo studentesco e la notizia in senso lato, la notizia che viene ad essere diffusa attraverso giornali, televisione, carta stampata. Questi due mondi sono vicini? Ecco, sono domande che dovremmo farci per capire quanto questi due mondi possono fra di loro avvicinarsi. Secondo lei, quando è importante fare rete? È importante fare rete perché attraverso la rete si sviluppa un'idea nuova, cioè la possibilità di arrivare a traguardi che soltanto insieme si possono realizzare. Soprattutto noi abbiamo delle realtà eccellenti, delle realtà scolastiche già eccellenti nella nostra provincia, ma sono realtà scolastiche che devono agire in sinergia, perché attraverso questa idea nuova di accordo, di rete, attraverso questa conoscenza privilegiata del mondo giornalistico possiamo davvero toglierci delle soddisfazioni, nel senso di realizzare delle nuove esperienze che possono anche portare i nostri studenti a coltivare delle passioni che sono certamente anche passioni giornalistiche, ma soprattutto penso che il valore aggiunto di una iniziativa del genere sia legata all'acquisizione di una nuova sensibilità e di una nuova consapevolezza da parte dei nostri studenti di quanto può essere bello raccordarsi con il pubblico, raccontare la realtà, soprattutto interpretarla dal proprio punto di vista, che è un punto di vista giovanile, adolescenziale, di chi cresce, di chi è in formazione. Molto bello per esempio pensare ad un TG dei ragazzi, raccontare la notizia dal loro punto di vista. Io penso che sia davvero una sfida che dobbiamo cercare di vincere.